97esima tappa per il podista Alessandro Belliere, dopo aver percorso 3267 km. Allora, io sono partito esattamente il 9 di giugno da Ventimiglia, poi sono andato in Sardegna, sono ritornato a Genova, ho fatto tutta la costa Roma, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Catania, Siracusa, Palermo, Messina, Reggio Calabria e adesso sono arrivato oggi a Pallagiano e sono ospite dalla My Life. Dell'amico Mario. Dell'amico Mario. Vogliamo svelare la tua età? Io allora compierò i miei 81 anni il 24 di ottobre, giorno della mia ultima tappa che arrivo a Trieste. Come nasce la tua voglia di correre? Nasce perché, a parte che nella mia vita ho sempre corso, ho fatto marcia, ho fatto parte dei primi 50 uomini al mondo di alpini parcutisti, sono subacqueo, faccio molti sport pericolosi, perché voglio dimostrare che quando noi siamo un po' anzianotti, visto gli anni miei, e l'uomo deve fare un po' di sport, almeno camminare 2-3 km tutti quanti i giorni senza stare fermo al bar, fare la solita partita a carte e stare tutto il giorno in un caffè. Ecco. Tra le tante gare da te disputate, quale ti è rimasta nel cuore? E gare internazionali e nazionali ne ho fatte tante, che è un po' difficile capire quale è stata forse la più bella, ecco. Diciamo allora la più impegnativa. La più impegnativa è stata, e per me è quella di quest'anno, perché sono quasi 5.000 chilometri. È sempre la prossima allora? No, ma finita questa, perché io poi ho anche come seguito la Rai 1, di conseguenza stampa estera, nazionale, ma stare via 5 mesi ormai proprio. Poi tu sai bene che quando ti lanciano una sfida devi accettarla solo se riesci a farla più importante dell'anno passato, e fare una sfida di oltre 5.000 km diventa impossibile. Allora, come dicono, prendo le mie scarpette e me le attacco al muro. E ti vai a fare una birretta al bar? Esatto, una birretta, ma mica 4 ore, una birretta solo e basta. O se no vado via con la mia Spider Alfa Vrela rossa e carico qualche bella bionda e vado in giro per l'Italia. E se qualche anno ti sovviene un po' di nostalgia, ritorni da Mario. Ma quello sì, perché un posto così calmo, quieto e bello lo consiglierei a molti proprio. Come ti organizzi per il trekking? Allora, io sono 2 anni che tutti quanti i giorni faccio 25 km a piedi. Il bagaglio che porti con te? E porto, allora, come zaino, il mio zaino con dentro tutta questa roba che dura 5 mesi, pesa esattamente 8 kg, più tengo dentro un altro chilo d'acqua. Cioè tutti quanti i giorni parto, porto sulle mie spalle un bellissimo peso di 9 kg. Che messaggio vuoi inviare ai giovani, ai tuoi coetanei con le tue passeggiate? E camminare, fare sport. L'accoglienza da te ricevuta nelle varie tappe? Allora, nelle varie tappe sono esattamente 79 sindaci che mi ospitano, e esattamente 12 paracadutisti e 8 dei presidenti della Pro Loco. Tra i vari sindaci mi ha accolto bene il sindaco Leo Luca Orlando di Palermo e anche tanti altri piccoli sindaci. La cosa brutta è che due sindaci, due comuni per meglio dire, di Genova e di Ravenna mi hanno detto no. E tra cui c'è anche il comune di Pallagiano.
Perché hai scelto Palagiano per la tua tappa e cosa ti ha colpito di più di Palagiano? Allora, è stato scelto come tappa perché è dalle nostre parti e Palagiano è conosciuto per le sue clementine. E poi un altro mio amico di Bologna era stato da Mario My Life e si era trovato talmente bene che mi ha detto: mi raccomando, quando vai scegli My Life, cosa che io ho scelto. Allora lo consigli Mario? Sì, almeno per ora sì. Se questa sera Mario mi darà una bastonata, allora no, ma fino a oggi è stato un vero amico, ecco, chiamiamo così.